Cominciata con una lunga fila la mostra Caravaggio Napoli, allestita fra il Museo di Capodimonte ed il Pio Monte della Misericordia, che documenta la produzione e gli influssi artistici del pittore milanese nel suo periodo di permanenza a Napoli. Curata dal direttore del museo Sylvain Bellanger e da Maria Cristina Terzaghi, la mostra presenta 7 quadri di Caravaggio e 21 opere di artisti suoi contemporanei che furono suggestionati dalla sua pittura. Nel 1606 Caravaggio fu condannato alla decapitazione per aver ucciso un rivale in una lite. Fuggì perciò da Roma e si stabilì per alcuni mesi a Napoli, all'epoca la più grande città italiana, dove prese alloggio ai quartieri spagnoli. Da quel momento il tema della decollazione diventa insistente nei suoi quadri, mentre nelle figure umane si acuiscono la tensione drammatica, l'inquietudine, il turbamento e la pittura si fa più buia. Nell'allestimento di Capodimonte, immerso in un'oscurità allusiva, sono messe a confronto le tele di diversi pittori, come Giuseppe de Ribera, Battistello Caracciolo, Massimo Stanzione, con le opere napoletane di Caravaggio. Si possono così apprezzare a colpo d'occhio le influenze dello stile, i richiami alle forme e i rifacimenti delle straordinarie visioni caravaggesche. La mostra Caravaggio Napoli potrà essere visitata fino al 14 luglio. Tra il Museo di Capodimonte e Via Duomo fanno spola 2 navette gratuite messe a disposizione dal Comune di Napoli che consentono di raggiungere anche il Museo Filangieri, dove è in corso l'esposizione di pittura caravaggesca Un secolo di furore. Gli orari delle navette su www.comune.napoli.it.